Allora, Duccio Magni, sono il responsabile, direttore del ristorante dei Frescobaldi e Wine Bar e sono qui dal primo giorno, ho collaborato all'apertura. Qui siamo nell'ombelico di Firenze, praticamente siamo adiacenti a Piazza della Signoria. Il concept, diciamo, di questo locale che nasce da un'intuizione della famiglia Frescobaldi è quella di mettere a disposizione della città di Firenze una vetrina per i propri vini. La famiglia Frescobaldi e i loro vini sono da 700 anni famosi in tutto il mondo. A Firenze forse mancava una cornice in cui poterli proporre, per cui tutto nasce dal vino a cui viene poi naturalmente per essere ampliato e per essere ancora di più, se si vuole, migliorato, il cibo. Però l'idea principale è il vino. E infatti fin dal primo giorno noi abbiamo avuto una carta dei vini, penso esempio quasi unico in tutta Italia, che permette ai nostri clienti di assaggiare tutti i nostri vini sia in bottiglia, è naturale, ma anche al bicchiere. Partiti dai vini, che erano un po' la pietra angolare del progetto, abbiamo voluto accorpare, diciamo, una cucina che rispecchiasse la tradizione toscana, perché una cucina toscana sicuramente un po' alleggerita rispetto ai canoni originali, ma tradizionale, con naturalmente diverse puntate anche nella creatività. Una cucina molto agile e un pochino fuori dai criteri più tradizionali, nel senso chi si approccia al ristorante e wine bar può avere un pasto completo tradizionale, naturalmente dall'antipasto fino al dolce, oppure può anche avere un piatto solo, un paio di piatti, addirittura abbiamo anche una versione di piatti piccoli per i nostri primi. Per cui diciamo che una cucina molto dinamica, molto moderna e molto attenta alle esigenze di oggi, che sono più qualità e meno quantità. Good morning, honey. Qui abbiamo la pasta tradizionale fatta in casa, quasi tutti i dolci sono di nostra produzione, il gelato, quel poco che serviamo, è artigianale e i nostri fornitori sono tutti di area metropolitana, sono i mercati di Firenze. Oltre il classico antruccino, che lo abbiamo naturalmente, non si può fare a meno, la nostra mitica mattonella di semifreddo alla vaniglia con mandorle e croccanti e salsa di cioccolato, oppure molto semplicemente una sanissima e old fashion torta di mele che viene servita con una crema accanto, alta, morbida e fatta un po' come le nostre nonne le facevano, accompagnata naturalmente con il nostro vin santo di pomino, che è forse il nostro re dei nostri vini dolci.